Voilà, 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 raga! Bentornati di nuovo dal vostro Shiny, signore e signori. Amici miei, siamo pronti con il secondo episodio per il gameplay di Crash Bandicoot. La data per il quarto titolo si avvicina e quindi dobbiamo correre, correre, correre e macinare. Dobbiamo morire un sacco di volte, quindi preparatevi, ragazzi. E allora, cominciamo. Via! Oh, misericordia beata, raga. Porca... Ok, questo me lo ricordo. Qui a un certo punto... partono i... infatti si chiama Boulders, i... non sono i macigni, se non sbaglio. Tipo già adesso. E bisogna scappare, giochiamo al contrario in pratica. Ci guardiamo dalla prospettiva così. Eccoli qua! Oh, oh! No, no, no! Io piango! Vedete, ragazzi? Un consiglio per tutti, questo è quello che succede quando passate anni lontani dalle console. Infatti la mia espressione è quella di Crash, è quella di Crash che muore male. Ok, oh, pausa, accampiamoci un anno qui, non andare troppo avanti. Ok, ora puoi andare. E mai così, porca zozza, raga, io muoio. Oh, porca zozza. Oh, ti prego non morire, Crash, corri, fai andare quelle gambe corte, falle andare, corri Forrest, checkpoint mio, non si scappa, almeno prendere le mele ci riesce bene, poi scampare a questo cazzo, quel cacchiarola, quelli, questi qua poi spariscono a un certo punto, i pilastri, se non dico una cavolata, sì, no. Mettiamo pure la corsa ostacoli, eh? No, 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 no. Via, 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 via. Ah, non si ferma? Ah, non si ferma! Porca zozza! Vabbè, meno male che c'era il checkpoint, raga. Cioè, ok, io me lo ricordavo questo livello, non mi ricordavo però la difficoltà data anche dalla mia... imbranataggine, passatemi il termine. Che fatica. Ora, ma dai, di nuovo il secondo errore uguale. Vediamo se la terza ce la facciamo, perché veramente, raga, ora ho pure un ricordo di un livello simile, ma non penso che sia nel primo Crash, con i dinosauri. Ti insegue il triceratopo, c'è un triceratopo che ti insegue a un certo punto. Ok. Ora non cascarci di nuovo, Shai, non cascarci di nuovo. Qualcuno mi dà una mano? Stiamo qui ancora eoni ed eoni, raga. Ma porca santorla. Io non ho parole, non ci voglio credere. Ora... uso tutti i cheat possibili immaginabili per superare sto benedetto livello. Ora si arriva qui. Ok. Cacchio. No, c'era la gemma. Cacchio. Ma hai mancato la gemma. Bravo. Vabbè. Ci torniamo poi, raga, dai, andiamo avanti. Upstream. Non è che possiamo stare qui a soffermarci, data la nostra strabiliante abilità nel superare i livelli. Cioè, qua cosa vuol dire che... ok, Aku Aku mi serve. Cosa vuol dire che qua, tipo, si scivola? Ok. Ah, c'è anche i pesci. Oh, dove vai? Sensibile qua il sensore di movimento. Ok. Fogliolina, fammi arrivare sano e salvo a destinazione. Allora, qua vedo e le rocce, e i pesci, e le ninfee. E qua come minimo si scivola. Quante volte dovrò cascare? Mio. Oh, l'acqua. Ah, pure il TNT, eh. Il TNT. Tanto non traguardi. Ce la faccio! Vabbè, sono un pirla e mi lancio. C'era scritto pericolo di morte grosso così.
cosa fa Shiny? Si lancia. Ma sto pesce cosa fa, raga? Fa i gargarismi? Sentite? Un pesce che fa i gargarismi. Ma cosa devo fare? Ma cosa stracacchio devo fare qua? Cosa devo fare? Ditemelo. Ma posso colpirlo il pesce? Nel dubbio? Nel dubbio, stai fermo! Se già sei una volpe, hai le gambe corte, almeno non cascare in acqua, no? Ma porca zoccoleria malefica, raga. Ma porca. Di questo passo ci impieghiamo... Ehi. 14 anni. E niente, il pesce continua a fare i gargarismi. Prova il colluttorio tantum verde, va, zibbo. Qua. Ok. Oh! Va bene. Quello ha un colore che suggerisce smaronamento. Oh, quelle piattaforme, raga, non ho ancora capito come attivarle, quindi poi ci pensiamo, ok? Ok? Ok. Mio. Mio, il bonus mio, eh. Beh, il bonus è sempre nello stesso punto, però con il percorso variato. Vabbè, questo sembra abbastanza facile, cioè, non c'è niente di che. Ma stai zitto, no? Ma stai zitto, Shiny! Porca santorla, raga! Ma voi mi immaginate a giocare a un Dark Souls? Io no! Ma tanto so che prima o poi vorrò provarci, quindi... Come avevo accennato nel mio video di Mordau, avevo giocato al primo fermandomi a, praticamente all'inizio. Dopo il primo boss ci sono due scheletri che mi vengono incontro con aria minacciosa e io crepo male, quindi a posto così. E qua fogliolina mia magica. Magica! Cioè non so nuotare. Non so nuotare, raga. Ok, intanto ti calmi. Ok, tac. Ehi, calma, piano se fanno le cose. Ehi. Ah, livello finito. Dai, l'avevamo anche quasi completato. Abbiamo missato solo 4 scatole. Vabbè. Lo so che è uno sforzo, ok, c'abbi pazienza. È più un patimento per me che per te. Dammi retta. E mo? Oh, boss? Figherrimo. C'è un boss, raga. Papu. Grande Papu. Mi ricordo di te. Me lo ricordo più che altro su CTR, però. Che ha voglia di fare qualcosa, saltami addosso, eh. No, stavo scherzando. Oh. Cosa devo fare? Ah, semplice. Cioè, gli dobbiamo saltare addosso, tipo. Oh! Ma cos'è? Questo qua mi ricorda... Oddio santo. Mi ricorda un botto di giostre che ho visto settimana scorsa, dove i bambini si cimentavano nel salto ad ostacoli mobile. Prima che io non sono né un bambino, né sono alle giostre, quindi lo devo... Cosa fai? Cosa stai facendo? Guarda. Sembra a me quando mi alzo al mattino per andare al lavoro, incazzato nero. Ah, finito così. Ma sono troppo forte allora. Grande Papu. E via. Lui è rimasto collassato per terra e noi l'abbiamo superato. Cioè, è il boss, ragazzi, pensavo fosse molto peggio. E qua dove si va? Macchina del tempo di Coco. Ah, vuol dire che qui si cambia praticamente, PG. Beh, nel dubbio, facciamo fare qualcosa ancora a Crash, possibilmente. Rolling Stones. Non so perché, ma non mi piace per niente la... il nome. Ottieni la gemma blu altrove per sbloccare un nuovo percorso.
Ma se già non so fare questi, ma dove vado? A guardia della barriera una pianta carnivora. Più la roccia che va, quante volte morirà Shiny? Fate un pronostico. Beh, Aku Aku mi serve come il pane, ma me ne servirebbero tipo 10. Ehi! Via! Qua? Dove si va? Mele, mele, mele per me. Visto che è l'unico cibo che possiamo gustare su questo gioco. Oh, figo. Non moriamo, almeno al primo checkpoint arriviamoci intatti con tutte le ossa. Woohoo! E scoppia. Bomba secondo Aku Aku. Cos'è? Vuol dire che... ok. Vuol dire che stiamo... Guarda come si crepa male. Guarda come si crepa male. Invece no. Top. Chiappatelo in quel posto. Via. No, 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 no. Porca zozza. Non me l'aspettavo quello, raga. No, vaffa. Vaffa, vaffa, vaffa. Vaffa. Beh, mi sembrava giusto morire almeno una volta. Qua. Via. Va bene una volta, ma due no. Non parlo, basta, non parlo più, video muto. Tanto va bene lo stesso. Via. Voglio un checkpoint, voglio un checkpoint qui. Ok. Via. Via, 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 ti prego, via, via, via da qui. Mi dai un checkpoint, per favore. Sono scarso come... come una faina dentro una pista da rally. Per favore, dammi un checkpoint. Bravo, Aku Aku. Tu sì che mi capisci, vieni in mio soccorso. C'è Shiny che è scarso come la fame. Quindi... qua. Le moffette, moffette! Andiamo a fare il bonus, raga. Almeno qua riusciamo a portarci a casa qualcosa che non siano... Oh, cacchio. Ne abbiamo missata una. Non me ne frega niente, voglio superare sti livelli. Non me ne frega niente, raga, eh. Il gioco perfetto lo facciamo in un'altra vita. Salta, salta, che almeno saltare qua forse ti riesce bene, Crash. Che poi sono io che non sono capace, quindi non è che me la posso prendere con lui. Porca santorla. Cosa facciamo qua? Ok. Tipo il livello qua. No! T'ho visto, t'ho visto, t'ho visto che stai per cadere! Ma sono scivolato sulla moffetta! Ma cribbio, ma si può una cosa del genere? Sono scivolato sulla moffetta, raga, questo caso, questo caso. Bravo, così si fa. E questo? Un altro badge ho preso. Cioè, esiste un altro bonus. A quanto pare. Via, via, ok. Non riuscite a non cadere qua. Bomba, livello finito. Sì, 27 scatole ho missato. Ma dove erano? Bom, 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 bom. Troppe, troppe, troppe. C'ho già mal di testa, mal di schiena, mal di tutto. Quanto muore? Secondo me alla 30ª muore, Crash. Lo capirei. Ragazzi, facciamo pausa stavolta, che dite? Abbiamo dato meglio dell'altra volta. Però... cerchiamo di migliorare ogni volta, dai che ce la facciamo. Quindi, concludiamolo qui. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo, come sempre, lasciatemi un bel pollicione all'insù, di iscrivervi, di commentare e diffondere questo delirio di Shiny a tutti i vostri amici. Ci vediamo con il prossimo capitolo, sempre qui su Crash. Ciao!